Statua di Eracle. Questa piccola statua, datata al II secolo d.C. e rinvenuta negli scavi di una estesa villa in via Nannina, rappresenta forse uno degli eroi più famosi dell'antichità. Eracle, Ercole per i Romani, era nato da Zeus e da una mortale, Alcmena, e possedeva dunque una doppia natura, umana e divina. Fu costretto ad affrontare numerose prove, fra le quali le più note sono le 12 fatiche, che vennero compiute per ordine del re Euristeo. Il valore dimostrato nelle sue imprese gli permise di ottenere l'immortalità. Narra il mito che mentre ardeva il rogo con le sue spoglie mortali, il cielo si aprì ed egli fu accolto tra gli dei. L'eroe veniva spesso raffigurato con la clava, che lui stesso aveva ottenuto sradicando un olivo, e con la pelle del leone di Nemea, ritenuta invulnerabile, trofeo della sua prima fatica. La lastra in terracotta, datata tra la fine del I secolo a.C. e l'inizio del I d.C., rinvenuta in via Schiavonetti, rappresenta una scena particolare. Un satiro che danza davanti al dio Dioniso infante. Il satiro tiene in mano un tirso, ovvero un bastone coronato da una pigna, al quale è appeso in questo caso uno strumento musicale, e indossa una pelle animale nebride. Secondo una versione del mito, Dioniso era figlio di Zeus e Semele, ma la madre, prima di darlo alla luce, morì folgorata dallo splendore di Zeus. Fu il padre degli dei a portare a termine la gestazione, racchiudendo il figlio nella propria coscia fino al momento della nascita. Secondo il mito, Dioniso aveva donato agli uomini il vino, contribuiva a rigenerarsi della natura e proteggeva il teatro. Il nome di questo tipo di lastra architettonica deriva dal marchese Campana, famoso collezionista del XIX secolo.